Il fenomeno della violenza tra giovanissimi. Secondo un rapporto della polizia, le baby gang che spadroneggiano soprattutto nelle grandi città sono vere organizzazioni criminali. Le continue aggressioni avvenute a Milano, compiute da bande di giovani delinquenti, le cosiddette baby gang, non accennano a diminuire. Solo sabato scorso in zona Garibaldi, quella della movida notturna, 5 accoltellamenti con 5 feriti, tutti di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Ma il fenomeno, che nel capoluogo lombardo è a livelli ormai allarmanti, si verifica anche in altre grandi città. Più di 20.000 i minori denunciati o arrestati nel 2021, secondo il report della Polizia di Stato. Appartengono a bande multietniche, composte per lo più da giovani nordafricani, ma anche da alcuni ragazzi nati in Italia da genitori stranieri. Si costituiscono attraverso internet, usano la rete per darsi appuntamento e poi colpiscono con violenza i loro coetanei. Bisogna agire, e subito, puntando anche sulla prevenzione, sottolinea il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia. Il fenomeno è un fenomeno che può essere gestito con gli strumenti di prevenzione, soprattutto perché io ritengo che sia determinante in questo caso far uso della prevenzione. Il report della polizia conferma dall'inizio dell'anno un'ulteriore crescita dei reati minorili. Sono aumentati del 20% quelli di lesioni personali, di minacce, di rapina, di violenza sessuale, di resistenza a pubblico ufficiale. Quando arriviamo in sede repressiva, sotto il profilo, come dire, della repressione, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Sotto l'aspetto preventivo abbiamo perso, perché il reato è stato consumato.